come gli anni scorsi, ci scambiamo gli auguri con un pomeriggio di musica e poesia in cui sono simbolicamente presenti tutti i soci dell'ALA di Firenze. E molti sono stati gli eventi associativi di quest'anno che hanno visto la presenza di soci sempre più numerosi. Abbiamo anche avuto un ricambio veramente notevole rispetto agli anni passati, a testimonianza del fatto che stiamo crescendo di anno in anno. Gli incontri sono stati di carattere culturale, concorso di poesia, mostre d'arte, visite guidate, conferenze e numerosissime gite. Vi devo solo comunicare, per chi non lo sapesse, che a Roma ci sono state delle novità a seguito delle dimissioni del Presidente nazionale. Poiché il sottoscritto era il vicario, si è trovato a dover prendere in mano questa situazione e a fare il traghettatore fino al prossimo congresso, che probabilmente avverrà a settembre-ottobre dell'anno prossimo. Quindi un onere notevole che ci ha costretto anche a rivedere un po' l'organizzazione interna, per cui stiamo agendo in modo tale da poter usufruire di forze anche nuove. Vi comunico che nel direttivo è entrato Erasmo Marciano con l'incarico di vicepresidente regionale, accanto a Paola Faellini, che è vicepresidente regionale vicario. E sono anche in ponte altre mansioni, altre nomine per poter appunto cercare di organizzarsi al meglio. Quindi io darei la parola a Cristina Italiani, un attimo, che vi illustra i tre pezzi che faranno nel corso della serata. Allora, intanto mi presento, sono Cristina Italiani, flautista, e accanto a me Simona Pettini, che suona l'arpa celtica, questo meraviglioso strumento, anche raro. Lei è anche laureata, oltre che in arpa classica, e anche in arpa celtica a Castelfranco Veneto, l'unico conservatorio che ha questa disciplina. Quindi la conosco da veramente una vita, diciamo 20 anni. Abbiamo scelto di iniziare con un brano classico, perché proprio entrare nell'atmosfera, il canone di Pachtbel. E poi continuiamo con dei brani di tradizione celtica.
ringraziamo la nostra Paola, la nostra socia Paola, che da molti anni ci segue e che già a suo tempo è stata insignita della Perla Alla, e questo mi fa particolarmente piacere anche per chi la riceverà stasera, di essere in compagnia con tante e tante persone. Ogni anno è ormai una lunga consuetudine e si prende occasione dalla festa degli auguri Alla, e io personalmente sono invitata a scegliere una poesia particolarmente significativa per un momento di riflessione e di condivisione sulle sofferenze e sui drammi del mondo di oggi, come deve essere nello spirito autentico di un nostro Santo Natale. Ho ritenuto il testo intitolato Bambini di Alessandro Lopresti, tratto dal suo libro Un universo piccolo piccolo, la scelta giusta, la migliore. E a questo proposito prego il poeta di venire accanto a me. Sono i bambini le vittime innocenti di un mondo che non ha. Mi travolge, mi indigna, fino a farmi vergognare d'essere nato, vivere, respirare. La più piccola aveva 8 anni, un bocciolo nascente, un sorriso, un visetto disarmante, a Manchester falciato per sempre, come a Beslan, un massacro d'anime innocenti che ci lasciò completamente attoniti, sgomenti. E poi l'Europa, stremata a pregare il piccolo naufrago in fuga dalla fame, dalla guerra, da un'esistenza avvolta dal niente, come quei giovani copti trucidati, sgozzati da un fanatismo aberrante per il solo fatto di credere in un Dio differente. Ma in questa oscurità maleodorante, putrida, falsa, vigliacca, indecente, appare come un loto il reporter sunnita, stravolto, disperato, in corsa verso la morte per salvare il bambino sciita e mostrare al mondo che la nostra umanità non è ancora finita. C'è il marito che piange la sua amata al Bataclan, un eroe, più di un eroe, si aggrappa al podio per dire: non avrete il mio odio. Infine l'amico di sempre, senza più il suo fratello, ti ha perso sugli Champs-Élysées. Ricorda questo semidio dell'animo e dà la forza di dire ancora, una volta ancora, non avrete il mio odio. Non assomiglia in niente a ciò che faceva battere il tuo cuore, a ciò che aveva fatto di te un guardiano della pace. Cosa aspettiamo allora? Politico, dialoga e agisci. Uomo di fede, prega. Intellettuale, denuncia. Poeta, scrivi. Ma vi imploro tutti, fermiamoci.
fermatevi e prima di tutto, prima di ogni maledetta cosa, inabissatevi nei vostri cuori e salvate i nostri figli dal terrore, dalla guerra, dal rancore. Grazie. La gentilezza compie miracoli, rappresenta tra l'altro un efficacissimo antidoto all'ansia, restituendo armonia fra noi e gli altri, dona pace al mondo così come vuole il nostro Natale. E qui ho ripreso delle massime, delle espressioni, credo forti e preziose, da grandi scrittori. Cominciamo però con una cosa che sembra sorridente, invece è seria. Eddie Schultz. Hai Facebook? No. WhatsApp? No. Instagram? No. Telegram? No, niente. Però se vuoi, sono proprio qui, di fronte a te. Conferimento della Perla Alla 2017, e nel 2017, cioè oggi, andiamo a premiare una persona veramente che merita questo premio, la professoressa Anna Camiglioni Borri. Io voglio ricordare cosa vuol dire questo premio. È un riconoscimento che vogliamo assegnare a soci particolarmente impegnati a sostenere l'ALLA nelle sue varie iniziative e che si sono distinti per la costante, assidua e instancabile attività profusa con indiscussi risultati a favore dell'associazione. Ecco, io prima di chiamare la premiata vorrei che Paola, che è vicepresidente vicario della nostra associazione, potesse dire due parole su questa nostra socia che merita veramente quello che stiamo per fare. Grazie. Allora, per me è molto facile parlare di Anna perché io la conosco da sempre.
siamo stati amici d'infanzia, abbiamo fatto gli studi insieme, poi lei ha preso un ramo, ho preso un altro, io ho fatto un lavoro e lei ha fatto un altro, ma ci siamo sempre trovate. Ho visto sposarsi, l'ho vista diventare madre e abbiamo fatto anche in questo momento qui un viaggio insieme perché i nostri figli sono molto vicini come età. Dunque, quando ad Anna ho parlato dell'associazione, lei è stata subito entusiasta di partecipare e non solo ha partecipato all'attività, però si è data anche da fare a portare tantissimi soci e per questo è diventata anche fiduciaria del Chianti, della nostra associazione. Quindi la parola alla... Buonasera, ringrazio il direttivo per avermi dato questo premio. Scusate, sono emozionata, quindi anche le parole riescono a una certa fatica, anche perché devo dire che insomma non me l'aspettavo. Quando Paola mi ha telefonato dicendomi che davano questo premio, io lì per lì non volevo accettare, dico no, e poi è colpa di questo signore qua dietro e della Paola, mi hanno un po' convinto. E lì per lì ho detto di sì, però io ho realizzato che era una cosa, insomma, era più grande di me, ecco, quindi è stato però un piacere. Questo premio io lo prendo volentieri, lo prendo anche a nome di tutte le mie amiche della Caritas che mi hanno aiutato a fare tutte queste cose, che mi hanno, a cui voglio molto bene, a tutti coloro, e soprattutto ora mi viene un pensiero, questo premio lo dedico anche alla mia famiglia. La mia famiglia, i miei figli, mio marito e soprattutto alla mia mamma, la quale sarebbe stata contentissima e avrebbe avuto un piacere enorme. Io vi ringrazio di nuovo, vi auguro un buon Natale e un felice 2018. Grazie. Allora ora consegniamo la pergamena che mi appresto a leggere. Alla gentile e illustre professoressa Anna Capiglioli Boeri, insegnante, moglie e madre, figura rappresentativa di tutte le donne. Negli anni in cui le donne stesse trovavano difficoltà ad emergere, ha saputo con impegno, costanza e sacrificio conciliare la vita familiare con quella lavorativa e sociale. Cittadina emerita del comune di Greve in Chianti, per la continua e preziosa attività svolta nell'ambito del volontariato presso l'associazione Gruppo Vicariale Caritas di Greve in Chianti, volontaria per oltre 10 anni presso la Croce Rossa Italiana, responsabile e rappresentante nel Consiglio Diocesano di Fesole per il Vicariato del Chianti. Importante e sicuro punto di riferimento per l'ANLA, motivo d'orgoglio per la nostra associazione, amica, affidabile e generosa, sulla quale possiamo sempre contare. I soci dell'ANLA Toscana, in questa particolare sera degli auguri, desiderano testimoniare ad Anna grande stima, sincera ammirazione e tanto, tanto affetto. Nel manifestarle un sentito ringraziamento, in particolare per il contributo profuso nelle diverse iniziative nelle quali si è distinta per la profondità e l'alto valore dei suoi interventi, le conferiscono il massimo riconoscimento associativo La Perla ANLA 2017. E questa, signori, è La Perla. Bene, allora fatta questa bella manifestazione ci rimane la terza parte del concerto e poi la illustrazione dei programmi 2018, per cui prego Fiorenza Ciullini di venire qui al tavolo
e prepararsi per l'illustrazione, che è un programma veramente intenso e spero sia di vostro gradimento. Tra l'altro abbiamo delle copie stampate, se qualcuno vuole può anche ritirarlo e ritirarlo al tavolo. Quindi prego Cristina. Ci fa un servizio sulla sera delle auguri e sulla bella. Questo servizio verrà mandato nel sito dell'Ala Nazionale e quindi chi vorrà potrà anche rivederlo e ripensare alla serata. Ringrazio anche Alessandro Lopresti che è venuto insieme alla Paola, a Paola Lucarini, e io devo ringraziare anche su un altro piano, cioè che quando organizziamo la cerimonia
di premiazione del concorso di poesia, Una poesia per la vita. Elice è molto vicino perché ci cura un po' il rapporto con la regione e quindi possiamo andare in quella bellissima sala che è di Palazzo Bastoni. Quindi a questo punto, Fiorenza, ti cedo la parola. Allora, buonasera a tutti, sono veramente felice di essere qui con voi, soprattutto per rappresentare quello che sarà il nostro programma per il 2018. Abbiamo lavorato in questi mesi in maniera piuttosto consistente, soprattutto con Paola, con Giovanni e con tutti gli altri componenti del direttivo, per trovare un programma che fosse adatto a tutta la platea dei soci e sperando anche di allargare, come ha già detto Vincenzo, la nostra platea di soci. Allora, non mi voglio dilungare, inizio subito col dirvi che, premesso le visite che sono quelle istituzionali con il professor Napoli su Firenze e non, abbiamo anche individuato alcune località che visiteremo proprio con il professor Napoli. Inizierei proprio da questo. Allora, intanto c'è una visita, prima una visita con la professoressa Celine Masini, e sarà a Bologna, dove si potrà visitare il complesso monumentale di San Michele in Bosco. La professoressa Celine Masini è una nostra socia ed è una esperta in quello che riguarda proprio le visite in Emilia Romagna, quindi sicuramente una visita da non perdersi. Poi, andando avanti, abbiamo la visita ad Arezzo ed Anghiari, e da qui già iniziamo le nostre visite di oltre quelle che sono le istituzionali, al di fuori di Firenze. Quindi Arezzo e Anghiari con il professor Napoli, ed andremo nel mese di febbraio, esattamente il 10 di febbraio. Poi abbiamo il nostro viaggio clou dell'anno, ed è il viaggio in Sudafrica. Già abbiamo raggiunto il numero massimo di iscritti, è un viaggio bellissimo, io ho già avuto questa esperienza insieme a Mauro Paglia, che è il nostro tour operator, e vi posso sicuramente dire che è un viaggio indimenticabile, sia per il clima, sia per le cose da vedere e quant'altro. Questo sarà dal 10 al 22 di febbraio con gli Emirates, quindi voleremo con gli Emirates. Faremo scala a Dubai, dopodiché andremo a Città del Capo, una città bellissima, per me, io ci andrei a vivere domani. Proseguendo, ritorniamo in Italia e faremo un'altra visita molto bella con il professor Napoli, andremo a Venezia, e sarà una Venezia insolita. Tutti noi abbiamo visto Venezia, però qui andremo a cercare le particolarità di Venezia. Avremo anche un traghetto personale per noi, dove torneremo le principali isole, da Torcello, Murano, sempre accompagnati dal professor Napoli. La cosa particolare di questo viaggio è che la faremo in treno. Dopodiché abbiamo Ischia, anche questa è una visita che tutti gli anni proponiamo, perché sicuramente è nel periodo migliore dell'anno. Ischia sicuramente attrae tantissime persone ed è organizzata nei minimi dettagli per quanto riguarda sia i trasferimenti, quindi col pullman per arrivare a Ischia, e a Ischia Porto, che si trova questo albergo che ha la piscina termale, è un albergo 4 stelle, chi è andato una volta c'è sempre ritornato. Un altro viaggio molto importante è Viterbo e la Tuscia, anche questo particolareggiato. Poi a seguire abbiamo sempre visite di un giorno, però ancora non sono ben dettagliate, ci stiamo lavorando con il professor Napoli e pensavamo di organizzare per giugno una visita a Lucca, dentro le mura. Lucca tutti voi la conoscete, però io vi posso assicurare, quando facciamo delle visite con il professor Napoli scopriamo tante cose che non abbiamo mai visto. Andando avanti, ecco, questo è un viaggio che è quasi completato, andremo in Grecia, qui faremo la Grecia classica. Proseguendo, poi abbiamo, ecco, anche questo è stato, diciamo, un suggerimento venuto da fuori da una collaborazione tra me e Giovanni, quella di andare in Sardegna. A settembre, il mese ideale per andare dove? Per andare in Normandia. Abbiamo previsto di fare una giornata a Castello del Lago, sempre con il professor Napoli. Dopodiché abbiamo la Costiera Amalfitana, che stiamo un po' elaborando,
stiamo cercando di trovare delle soluzioni, perché per esperienza vi posso dire che non farla via terra è problematico, perché arrivare a Positano, arrivare a Malfi, arrivare a Sorrento via terra, dato che ogni tanto poi cambiano anche le disposizioni, è un po' problematico, per cui stiamo cercando di farla via mare. Comunque anche questa è una cosa in elaborazione e sarà nel mese di ottobre. A novembre sicuramente andremo a fare il nostro soggiorno in una località termale, quindi stiamo cercando di farla con il nazionale e sarà la nostra gita, la prima gita nazionale che faremo, e quest'anno, l'anno prossimo sarà a Berlino. A Berlino sicuramente una città che cambia continuazione, anno dopo anno. Scusate, sono un po' raffreddata, forse si sente, un po' si sente, e quindi ogni anno troviamo cose nuove da vedere. Qui con questo ho terminato, ringrazio tutti e buona serata a tutti. Allora, quando si riempiono le nostre gite, cioè non è che la cosa è chiusa completamente, per cui chi fosse interessato è pregato di segnarsi in riserva, perché succede purtroppo spesso che qualcuno per un motivo o per un altro non possa onorare, diciamo, la partecipazione che aveva, per cui si era impegnato. E quindi a noi fa molto comodo avere delle persone a cui dirlo, soprattutto per fare un piacere anche a chi si ritira, perché sapete benissimo che a distanza da un mese in poi, da un mese, è difficile poi farsi rimborsare tutto, soprattutto gli aerei sono assolutamente non rimborsabili, e quindi quello ce lo rimettiamo. Quindi chi è interessato, o comunque non è un impegno assolutamente, chi è interessato però dice: io guarda, mi metto di riserva, se avete occasione che qualcuno non viene, ditemelo e quindi posso partecipare. Quindi questo è un indirizzo di massimo. Dunque, io a questo punto, come potete vedere, dobbiamo fare apparecchiare i tavoli. Per cui, ecco, io darei 10 minuti di intervallo, nel senso, parlate pure tra voi, passerò a salutare anch'io chi non avevo visto. E quindi alle 8:30 ci troviamo per la cena. Grazie.